Ciao ragazzi e bentornati con Final Fantasy VIII. Allora, andiamo un po' al piano, quello segreto, diciamo, in modo da vedere se riusciamo a ripristinare, scusate il mouse, mi dimentico sempre, a ripristinare questo sistema di difesa, questo arcano sistema di difesa. Qua nel frattempo i razzi proseguono, impertarriti, più forti che mai. Pronti a farci esplodere. Che non va bene, credo. Che succede? Ci sarà una botola su? Spero. Non funziona. Ah, no, la botola è giù. Cool, andiamo. Le pareti sono arrugginite, l'ascensore non riesce a proseguire. Ah, beh, perché è tantissimo che nessuno ci va. Ha senso, ha senso. Non io, loro che l'hanno sviluppato, voglio dire. Effettivamente è pieno di ruggine. Bella questa trovata. Qua il 3x è una manna dal cielo. L'ascensore sta cadendo, mi pare, eh. Ecco, appunto. Che culo. Hanno i junction giusti questi qua? Vediamo un po' se qualcuno ha qualche abilità da... No, questo qua è a posto. A posto. Ok. Bene. Ruba. Ruba serve? Sai che serve ruba, dai. Apri. Ne ha fatto di fatica, eh. Oh, come cadono veloci. Uno strato d'olio. Qui ci sono molti nemici deboli al fuoco. Se facciamo junction a magia di elemento fuoco sarà più facile sconfiggerli. Vedete, eh? Ce l'abbiamo. Sì, lo so. Bene. Me lo ricordo. Il problema è che nessuno ha junction elementale, credo. Vediamo. Lui no. Lui ce l'ha ed è già fire. C'è Firara? No. Quindi va bene così. E questo qua non ce l'ha, per cui niente. Più che altro vediamo se... Ah, ma fire non ce l'ha nessuno, io sono abbastanza sicuro. È una magia che non ho quasi mai assimilato, purtroppo, per cui va così. Buttati, Squall, dai. Tan 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 tan. Come zampetta veloce, eh. Per aprire la valvola, premi ripetutamente X. Mi sto provando io. Sto provando io. Ma non mi pare funzioni molto. Fa come errore. Ah, dai, era fatta apposta. Secondo me mi stanno perculando, o trollando. Bastardi maledetti sviluppatori del piffero. Lo so io che ci pigliano per il culo. Infatti io sto premendo, ma non cambia niente. Ah no, ce l'abbiamo fatta. Chiedo scusa. Ok, e adesso? Torniamo indietro, vediamo che succede. Puoi tornare indietro? Sì. Vediamo se è giusto di qua. Non è detto, sapete. Wraith è forte. Wraith è la magia che fa ritornare in vita gli alleati con tutta la vita disponibile. Al contrario di Wraith che vi dava solo una piccola parte. In su. Là sopra. Dai.
Andiamo a fare una visita turistica, che dite? Si va. Mando qualcuno a vedere. Delle serie, armiamoci e partite. Andiamo avanti, dai. Che fifoni. Ci può andare da qualche parte di qua? No. Quindi per forza andare su. Andiamo a velocità normale, va. Morto scuola, ragazzi. Cazzo. Beh, lei che scuola non sa niente, per quanto ne sa lui sta facendo esplodere quel Balamb. Sta tipo innescando l'autodistruzione, non lo so, boh. Lui pigia a caso e va bene così. E allora, la scala. E la scala sia. Vai. Ah, bravo. Vuoi fare lo spavaldo? Fai lo spavaldo, sì. Questo? Vediamo se si apre. Bene. Ma è di qua che si va. Facciamo il giro. Vediamo un po' chi c'è. Vabbè, sti qua fanno schifo come nemici. L'ha addormentato però. Bene, dai. .405 .43. Meglio fare GF, va. Berserk. Ah. Ah, Berserk, niente, vuol dire che rimane incazzato, scuola. Ifrit non ce la fa, no. E rimani per terra, infame. Bene, dai. No! Vabbè, dai, meglio di niente. Bene. Quindi blind in teoria ieri nostra scuola, semmai Berserk che dovrebbe andare via, quello sì. Vediamo un po' di qua, ragazzi, cosa c'è. Bene. Salva, sì. Ecco, il fatto che abbiano le scritte in blu vuol dire che hanno qualche stato alterato, credo. Vediamo un po'. Blind. E blind anche Irvine. Questo. Bene. Allora. Antidoto, no. Blind, eccolo qua. E due. No, questo qua è uno spreco, cazzo. Anche questo è uno spreco. Non c'è pozione normale, no? E allora usiamo magia, dai. Affare fatto. Cazzo. Ui là, questo è cattivo. Vai GF qua. Novox. Novox non mi ricordo cosa faccia.
crea mutismo forse. Au. Vediamo se è vero che il fuoco fa male a tutti qua sotto. Che botta, ma non è morto. Porca vacca, quanta vita. Un nemico non indifferente, eh. Ma viene fuori un bel numero, mi sa. 142 è buono. Però giustamente non è fuoco. Au. Ma Ifrid, che è così velocissimo, è così veloce ad essere evocato. C'è qualche particolare motivo, ragazzi? È perché ha l'affinità magari alta? Che cazzo, è una freccia? Ancora vivo. Ah no, che fortuna, vabbè. Vediamo se è per merito dell'affinità, ragazzi. Eh sì. Sì. Allora, facciamo così. Prima di tutto una domanda importante che voi magari potete aiutarmi. L'affinità ovviamente sale, ma può anche scendere. Basta. E quindi... E poi mi sa che Quetzal. Mi sa che anche Quetzal ha una buona affinità con Skull, vediamo. No, in realtà neanche tanto. Allora. Bene. Oila! E questo qua sapete che cos'è? Holy Massa, di cui avete visto la carta nel mio deck. Che vuol dire deck? Come Yu-Gi-Oh! Ma sì, dai. Ecco qua in realtà. Porca vacca. Che cazzo. Ho fatto una mega cazzatona, ho il shot. Porca vacca! Ho fatto una cazzata perché forse era meglio lasciare Ifrid a scuola in modo che faceva più attacchi, diciamo, ecco. Ormai. Ormai è andata. Fatto pochissimo. Skull vergognati, anzi Diablo svergognati. Vediamo un po' Ifrid se gli fa male con un tel. Incrociamo le dita. Sono fortissimi come nemici questi, eh. Non male. Ma mi aspettavo qualcosa di più, onestamente. Non su Squall, non su Squall. Ecco, morta Shiva. No, però quasi. Che disastro. Morto? No. Sì.
cazzo. Comunque se è morto quello là muore anche questo, dai. È solo questione di, boh, 1000 di vita al massimo di differenza, ma proprio a farla grande. Sono nemici uguali e devono avere, si capì, Hanno avuto entrambi gli stessi attacchi, non può essere che uno muoia e l'altro no. Infatti. Comunque Irvin... Ma perché nessuno ha preso XP? Vabbè. Bene. Ah, allora. No. 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 Chi è che l'ha preso? CF HP più 20%. Vabbè, ormai mancano 30 punti, li facciamo a prendere, però... Buono. Ok. DHP, auto reflex. Proviamo questo, dai. E se poi te ne penti? Proviamo, dai. Ok, ragazzi, andiamo avanti. Ho salvato, ho curato Irvin e basta. Quelle altre, le altre cose le avete già viste. Oi 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 oi. Mamma mia, che ansia. Per quale motivo una telecamera tipo all'occhio di un gatto? O di un velociraptor? Vabbè, insomma. Che figata sta parte, mamma mia. Che figata. Non lo so. Tocchiamo i pulsanti a caso. Non lo sa nemmeno il preside, come possiamo saperlo noi? È vero, cavolo, poverino. Sarà giusto fare così. Ci fidiamo di te. Ah beh, allora. Siete in una botte di ferro. Ma non va un cazzo. Ancora. Sbagliato. Evidentemente no. Facciamolo di nuovo. Ma non è che ci sono molti comandi da fare, eh. C'è questo qua centrale, ragazzi. Ah. E basta. Ah, lì ce n'è un altro. Beh, allora vediamo un attimo. Di qua. Poi di qua. E poi centrale. Beh, non fa più niente qua. Ah. Si è mosso. L'ho visto. Ma come? Ha funzionato. Wow. Le turbine stanno funzionando. Le turbine generano. Oila!
cazzo sta succedendo? Ma io in realtà lo so. Il garden sta digievolvendo. Mamma mia. L'hanno mancato. Il Garden si sta spostando. Sta volando. Wow. Si muove. Eppure si muove. Così è questo il sistema di difesa, eh? Grazie Zal per avermi aspettato. Bellissima sta canzone. Che figata, eh? Ok. Purtroppo. Dai un'occhiata laggiù. Ah, qua fuori lì ci vediamo. Ci stiamo spostando. Che figata. Mamma mia, che bello. Quante emozioni, Spool. Eh no, cavolo. C'entra Squall, poveretto. E adesso che succede? Poveri ignari. Stavano per essere schiacciati da un Balamb. Da un Garden, scusate. Da un Garden. Eh già, eh già. Tutto si è calmato. Come se nulla fosse successo. Dovrei chiedere al vento e alle onde. La tua stanza è sparita, eh? La musica inquietante però è tornata. Come la mettiamo adesso? Quanto tempo è passato da quando il Garden si è mosso? Che cosa posso fare adesso? I mostri che aveva liberato il Suprema sono già stati eliminati. Devo fare il rapporto ai pressi di Sid. Voglio chiedergli alcune cose.
Sarà impegnata a cercare di recuperare il controllo di questo garden. Ce la farà? Bella domanda. Mare, mare, mare. Che noia. La strega, maledetta strega. Bella domanda, chi è il supremo? Allora ragazzi, vediamo un attimo. Allora ragazzi, obiettivo di questa parte del video, che voi però non vedrete, vedrete solo la parte essenziale, sarà quello di battere 15 opponenti a carte per poi battere tutti i membri del gruppo CC, ovvero delle carte. Ok. Come? Eh? Sì? Bene, grazie. Comunque io batto un po' di persone a carte adesso. Qui c'è la presentazione del gruppo CC, eh. Ti ho già parlato? No. Sì? Ah, ok. Vabbè, ma io devo giocare a carte però con qualcuno. Ok, ragazzi. Allora, ho battuto 15 persone in giro per la main hall. Ad un certo punto... Niente, ho detto una cazzata. Vediamo se è questo. No. No, ho detto una cavolata, ragazzi, fate finta di niente. Allora, ragazzi, dopo aver battuto 15 nemici, appare quest'uomo, questo ragazzo qua, in questa zona qua, che è appunto il fante di carte. Adesso proviamo a batterlo e vediamo un po' che carte ha. Nel frattempo ho preso Quistis e anche Moguri. Com'è che si chiama? Comoguri, ecco. Per cui Quistis la usiamo, Diablo, Minotaur, Secret, scusate, Ifrit. Vediamo un po' come va. Allora. Possiamo metterci un bel diavolo qua. Però il problema è che se vogliono conquistare Chiactus ce la fanno. Qua ci possiamo mettere una bella Quistis. Vediamo un po'. Vediamo un po' cosa viene fuori. Ah, vabbè, dai, ok. Bene. E il primo è battuto. Ho perso, sei forte, ma non pensare che aver vinto ora significa aver sconfitto il gruppo CC. Ci sono sei membri del gruppo CC che non sono mai riuscito a battere. Il primo è il nostro leader, il signore delle carte, il re. Poi ci sono le quattro figure, il fante di fiori, il cavallo di picche, la dama di quadri e la regina di cuori. Poi c'è il signore delle carte, Joker. Ho giocato spesso con lui, ma non capisco il suo reale potere. Dato che mi hai battuto, anche loro prima o poi si faranno vivi. Buona fortuna, ma forse tu non ne hai bisogno. E il primo è andato, ragazzi. Questo è l'altro tizio, ragazzi. Guardiamo un po'. No, 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 non ci interessa comprare. Via. Ho sentito che vinci spesso. Facciamo una partita, gruppo CC? Sì, sono uno di loro. Sono Joker, il mago delle carte. Anche nel gruppo CC sono una carta esclusa. Dai, giochiamo. Hai il piano di guerra? Ok, se vinci ci aggiungo nuove funzioni. Bene, vediamo un po'. Carte scoperte, coppia, regola di scambio totale. Speriamo che non mi faccia il mazzo. Vabbè, Diablos. Mi trovo bene con queste carte qua, anche se probabilmente me ne pentirò a un certo punto, eh. Allora, mettiamo qua Quistis che non me la sfondano, mi pare. Ok. Qua ci mettiamo. Allora, vediamo un po'. Questo. No! Cosa ho fatto, cazzo? Ho sbagliato, fratello. Porca vacca. Ma dai. Ho sbagliato, fratello, ragazzi. Vabbè.
Ho vinto per culo. Ho sbagliato, fratello. Bene, dai. Questa non ce l'avevo. Dragon Isold. Sei proprio forte. Va bene, dammi il piano di guerra. Ora puoi vedere anche le formazioni dei GF. Non ho mai capito come si usa questo piano di guerra. Io dovrebbe essere qua. Termini di base, no. Il piano di guerra, non mi ricordo dove sia. Configurazione, beh, chiaramente qua no. Carte, no. Boh, se vi ricordate dove è il piano di guerra, dite quello che mi fa piacere. Andiamo con il prossimo sfidante. Allora, ragazzi, in teoria questo qua dovrebbe essere il cavaliere. Io sono il fante di fiori di gruppo CC. Facciamo una partita? Il fante, ma non doveva essere il cavaliere. Vabbè, evidentemente ho letto male, ragazzi. Comunque, questo qua è il prossimo tizio da battere. Credo. Vediamo un po'. Carte di un certo livello questo. Allora, vediamo un attimo. Ci prendiamo. Questo qua che non ce lo toglie più nessuno in teoria, eh. Poi. Benissimo. Poi ragioniamo un attimo. Allora, quello zombie là può sfondarmi il 7. Allora, facciamo così, tanto ormai. E abbiamo vinto 6 a 4, esatto. Bene, ragazzi, anche questo è fatto. Il prossimo membro del gruppo deciso da battere è questo qua. Wow, hai vinto addirittura con i fiori. Sorpresa? Beh, io sono la dama di quadri. Insieme siamo la coppia di quadri. Apprezzo la tua abilità. Accetto la sfida. Se ci vuoi sfidare, premi X. Ok, vediamo un po' se queste qua ci fanno il mazzo. Speriamo di no, eh. Per il momento ho sempre vinto la prima volta con tutti i membri. Però ho avuto molto culo, questo lo ammetto. Allora, qua vediamo un po' qualcosa che sfondi lì sotto ma che non rimanga. Diablo no. Cavolo. Se io prendo quello, perdo qualcun altro dopo. A meno che non faccia così. E dopo mi riprendo. Perfetto, dai. Ma mica tanto in realtà. Comunque va bene. Sto facendo cose a caso, ragazzi. E vai, vinto per culo. No dai, un po' di logica c'è. Però anche un po' di culo, quello sì. Questa è nuova, Propagator. Sei forte, sei forte. Era molto che non perdevo con uno che non fosse delle quattro figure. Dopo il preside Sid. Ma delle quattro figure ne sono rimaste ancora due. Bene. Allora ragazzi, la parte delle dei membri del CC per il momento è finita. Ci hanno detto prima che il Supremo ci stava cercando di prendere l'elevatore e di raggiungerlo, quindi andiamo. Vi ricordo che Squall è da solo, poveretto, e quindi andiamo verso il Supremo. Vediamo un po' che destino ci spetta. E già qua la musica la dice lunga, ragazzi, eh. La musica la dice lunga. Tra l'altro il Supremo non si sa dove stia. Questo piano nessuno l'ha mai visto.
Zelle e Irvine per fortuna ci hanno raggiunto. Bella domanda, bella domanda. Ah. Ila. No, il preside. Lo stanno malmenando. Lasciate stare il preside, maledetti. Cazzarola. Chi è che pensa solo ai suoi interessi? Secondo voi? Squall? Sì. Ah! Preside, scusi, ma il mio rapporto... Questo cosa vuole? Sì? Il supremo Norg. Aspetta. Ok. Quando Norg vi chiama, dovete presentarvi subito. Capito? Fushi furu, subito. Oila, ma che roba è, cazzo? L'amministratore del Garden è un obbrobrio giallo. Bene, dai. Ah. Che shock. Voglio rapporto sulla strega. Che figata sta parte. Ordine congiunto? Siete stati ingannati. Ingannati da chi? Spiegateglielo voi, vediamo un po'. Norg sapeva già da molto che la strega e il presidente di Galbadia erano alleati. Avevamo ricevuto informazioni dal supremo del Garden di Galbadia. Il supremo del Garden di Galbadia. Fushifulu Fushifulu, deve essere evidentemente il suo cognome, non so, boh. Il supremo di Galbadia è il mio servo Dodon. Come quello di Dragon Ball. Sì, infatti la strega e il Garden hanno diversi agganci. È per questo che la strega sta cercando di mettere le mani su tutti i Garden. Così il supremo Norg ha inviato un ordine ufficiale al Garden di Galbadia. Liberarsi della strega. Ucciderla sarebbe stata la soluzione migliore. Però... Bujururu. Dodon vi ha usato come sicario per uccidere la strega. Buttando tutta la responsabilità sul mio Garden. Allora, un fetente. Esatto, un bastardo. Eh sì. Che? Ah, bene, dai. Le nostre teste. Però non hanno... Non hanno completamente torto, sapete, Norg. In parte è vero, purtroppo. Sid! Sì.
Che cattiveria. Della moglie idea. Questa cosa non me la ricordavo. Porca vacca. E vai. Boss fight. Dopo tipo 40 minuti di carte vi assicuro che è molto molto gradita la boss fight. Blu, giallo, rosso. Rosso, magia. Attacchi magici. Vediamo se riusciamo ad applicargli il mutismo in qualche modo. Giallo, giallo. Cos'è che vuol dire giallo? Vabbè. Supporto. Ah, che bello combattere invece di giocare a carte. Mamma mia. È sicuro che giocare a carte è stressante in questo gioco, eh. 74 io ho fatto quelli lì. Ah. Vabbè. Ah, forse giallo vuol dire che dobbiamo usare noi i attacchi filci su di lui. O era blu? Non mi ricordo, cazzo. Che belli che sono. ...163 di carica, eh. 0 e 0. Bene, dai. Fa piacere. Vediamo un po', ragazzi. Uno. Tre. No, non ci siamo mica, sapete. Uila, beh, tornado non viene respinto, no? Sto cazzo viene respinto. Ma allora qual è quello che è? Ah, non mi ricordo più, porca vacca. No, subito. Zero. Vabbè. Zero. Vabbè, in qualche modo ce la faremo, ragazzi, dai. Non mi ricordo più però. Cosa aveva detto all'inizio, rosso, giallo, blu, vabbè. Zero. Ma perché non gli faccio mai niente a quelli lì? Ok. Pochissimo. Oh, perfetto. Adesso possiamo colpirti, bastardo. Sì, sì. I nostri comodi. Ma non mi
mi sembra che i GF siano un po' OP, diciamo, in Final Fantasy 8. Cioè, alla fine, uno usa i GF. Ma se non usa i GF, cosa fa? Magie. Ma i GF sono fortissimi, perché non dovremmo usarli? Finché ci sono. Mi è venuta in mente una cosa bruttissima, ragazzi. Stavo dimenticando di fare una cosa importantissima. Ecco, io qua non farò supporto. Adesso vi spiego il motivo. Mamma mia, che errore madornale che stavo per fare. Adesso capirete il perché. Come bio. C'è un motivo che non ho più forte ancora, Ecco appunto. Questo era il motivo, ragazzi. Nuovo GF. Che mi ero dimenticato di assimilare. A parte che me ne sarei accorto, però. Mamma mia, che errore madornale. Sarebbe meglio curarci adesso, eh? Psycho Blast. Uila. Adesso con Squall facciamo il Renzo Tukin allora. Vediamo un po', ragazzi. Ma va, che cazzo ho fatto su? No! Reflex! No! Ma va, dai, cazzo. No, lì, cazzo, dovevi farlo. No, cavolo, ho sbagliato io. Sbagliato io. Wow. Vabbè. Bene. Undara. Accumula raid. No! Peccato. Vabbè. Non ce la faccio più. Benissimo, è morto. Mi dispiace, Supremo Norg. Mi dispiace. Comunque, diciamoci la verità. Quando io ero piccolo, io pensavo che fosse cattivo Norg. Ma il discorso che ha fatto prima non è completamente sbagliato, eh. Perché alla fine lui ha detto sacrificheremo tre persone per salvarne tante. Però pare brutto effettivamente, dato che quelle tre persone eravamo noi.
Mi piace la calma che mantiene Squall. Proseguiamo, ragazzi, eh? Sì. Ah, ma in realtà dobbiamo fare anche la junction. Vediamo un po' Leviathan dov'è. Guardate che bello che è. Magie invocate più 10%. Recupero. Elaborazione magie di supporto, supporto. Allora, questo qua, quello più importante. E poi tutto il resto. A chi lo diamo? Vediamo che junction ha Leviathan. J-Spirit, J-Elementale, difensiva. Buono, cavolo. Allora, lui ne ha due. Squall ne ha tre. Attacco, difesa. Vediamo. Perfetto. Protect va bene contro tutto. Anche Shell, cazzo. Dove ce l'hai tu Shell qua? 32 di spirito. Buono cavolo. Vabbè, ascolta, mettiti qua e qua ci mettiamo Shell. Ecco, così è un po' più resistente a tutto, ragazzi, eh. Ok. Vediamo dove ci portano. Perfetto. E adesso andiamo a salvare. E noi qua, ragazzi, vista la durata della puntata, chiudiamo. E vabbè, qua non c'è niente da vedere. Vado a salvare semplicemente. Ma in realtà no. Non chiudiamo, dai. Non abbiamo chiuso la puntata perché c'è un altro membro del gruppo CC che è questo qua. No. Allora è questo allora. Ah, ecco. Da non crederci, hai sconfitto i quadri. Ebbene sì, io sono una delle quattro figure del gruppo CC. Sono il cavallo di picche. Era un bel po' che non vedevo qualcuno arrivare fino a qui. Cominciamo? Penso che tu lo sappia, ma se vuoi giocare devi premere X. Vai. Vediamo un po' che carte ha sto qua. E dopo chiudiamo la puntata sul serio, eh. Questo qua è Namtal Utoku. Vabbè, bene, dai. Vediamo un po'. Rekyaktus. Ah no, Gyaktus è questo. Beh, qua mi va di culo, eh. Perfetto. Vai. Però è anche vero che se io metto questi qua, porca vacca, però due me ne ha prese. Vabbè, dai, ok. Abbiamo vinto lo stesso. Carta nuova, carta vecchia, carta vecchia, carta nuova. Buonissimo, ho perso. Sei forte, ci sai fare davvero. Suppongo che avrai girato tutto il mondo e accumulato carte ovunque. Le assomigli molto e hai anche il suo talento. Forse sto parlando troppo. Dunque, delle quattro figure ne è rimasta ancora una con cui devi giocare. Cuori. Una carta molto forte. È un genio. In soli 3 mesi si è affermata fra i numeri uno del gruppo CC. Come ti dicevo, vedo anche in te
Il medesimo talento. Scusami, ho parlato troppo e ti ho annoiato abbastanza. Adesso me ne vado. Ci si vede. Comunque, quando hai voglia di farti una partita, vieni pure. Per te sono sempre disponibile. Bene. È stato un piacere. Adesso veramente vado a salvare. Primo piano. Andiamo a salvare. E niente ragazzi, adesso è veramente finito il video. Grazie e alla prossima.